Perfetti Sconosciuti, film campioni d'incassi, questa sera a Circeo Film Arte Cultura. Paolo Genovese il regista, però tu sei anche il direttore di questa rassegna. Come sono andati questi primi due giorni? Benissimo, veramente benissimo, oltre le aspettative. È stato molto emozionante perché al di là del fatto di vedere la piazza completamente piena e gremita, ma anche il coinvolgimento del pubblico è molto bello, si divertono, ridono, battono le mani, vengono alle 7 a fare gli incontri, che diciamo è la parte un po' più anche difficile, se vuoi, culturale, perché si parla semplicemente di cinema, non c'è il film. Eppure anche gli incontri con i vari artisti, registi, attori sono stati sempre pieni. La piazza è piena addirittura da doverla chiudere e il pubblico reagisce molto bene, quindi strafelice, perché poi l'obiettivo di questo festival ovviamente non è far vedere i film, perché poi i film possono essere visti al cinema e in televisione, ma incontrare il pubblico, cioè far incontrare gli artisti con il pubblico. Trovo che questo sia fondamentale perché fa cultura, cultura del cinema, questa è la vera cultura, sentire dalle parole dirette di chi sta dietro la macchina da presa, di chi è protagonista dei film che vediamo, come si fa un film, quali sono le passioni, che cosa ci muove, come vengono le idee, insomma è sicuramente un modo per far voler più bene al cinema italiano. Anna Foglietta, presente naturalmente questa sera a Circeo Film Arte e Cultura, Perfetti Sconosciuti, un film che ti ha dato cosa? Una candidatura al Davide Donatello come miglior attrice protagonista, poi non vinto purtroppo, ma sarà per la prossima. Sono contenta e onorata che Paolo, che è un mio grande amico, Paolo Genovese, mi abbia diretto in questo film e che mi abbia portato comunque una candidatura importante, un nastro d'argento insieme a tutto il resto del cast. E ancora dopo 2 anni siamo qui a parlarne, a celebrarlo, perché è stato forse il caso cinematografico degli ultimi anni. E questi territori tu già li conoscevi? Parliamo del Circeo. Beh sì, sono 4 anni ormai che vengo a villeggiare qui con la mia famiglia e diciamo che facciamo fatica ad allontanarcene perché si sta proprio bene, noi ci rilassiamo, è proprio il senso della vacanza, poi ti ritrovi un po' con tutte le persone che ogni anno rivivono questi luoghi magici, devo dire secondo me è il luogo più bello dove poter venire a villeggiare a 2 passi da Roma. Io amo questo tipo di manifestazioni poco formali però coi contenuti, no? Quindi con artisti di qualità, con proiezioni di qualità, però senza questa, come dire, senza prendersi sul serio. Senza prendersi sul serio, ma senza neanche questo atteggiamento delle volte troppo formale che si ha in queste manifestazioni, dove secondo me si incontra la gente e quindi bisogna essere, dare l'idea che, di essere in famiglia. Ecco, questo qua secondo me è molto importante e questo festival è esattamente questo. E cosa porti con te da questa esperienza? Innanzitutto il Circeo, perché non lo conoscevo bene, l'ho visto tra ieri e oggi ed è un posto meraviglioso. Quindi verrò, penso, molto, molto spesso qui e poi è stato divertente perché comunque sono tutti amici, cioè da Paolo Genovese a Marco Giallini, cioè la Foglietta che verrà, Anna Foglietta con cui ho girato 2 film, siamo molto amici, quindi è il gruppone di amici che si ritrova, quindi meglio di così non si può. Un'esperienza nuova per te? Beh sì, un'esperienza nuova essere l'intervistatrice poi in particolare, anche se avevo un'ottima spalla maschile, non faccio nomi, però devo dire che queste rassegne sono molto interessanti perché ti permettono di spaziare, quindi di conoscere attori, ma soprattutto di spaziare dal cinema al TV, alla TV, al teatro, e ce ne fossero insomma di queste manifestazioni. Come ti è sembrata questa esperienza? No, mi piace, poi devo dire che insomma sono, come conduttrice mi sono sperimentata già altre volte, è divertente soprattutto quando hai la possibilità di andare a braccio e a differenza appunto di quando reciti ovviamente c'è molto di tuo, non ti devi attenere ad un ruolo per cui fai un po' come ti pare, ecco c'è sempre un copione però sicuramente quando conduci c'è molto Flora e poco il personaggio. San Felice Circeo tu in qualche modo lo vivi perché quest'estate insieme al tuo compagno Enrico Brignano siete stati qui in vacanza. Eh sì, abbiamo fatto questo sacrificio di stare in questo bellissimo posto paradisiaco a 2 minuti da Ponza, da Palmarola, quindi da queste isole pontine stupende e direi che ne è valsa la pena, insomma ce ne fossero di posti vicino Roma così belli.